Io non ho affrontato niente, non ho mai parlato agli arbitri, neanche con i ragazzi. Il giocatore deve compensare, cioè. No, non perché non ci penso. O sea, no, 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 non entra nella mia testa. En la mia registrazione de memoria, el árbitro non entra nella mia testa. Non so chi sono gli arbitri. Non so neanche il nome degli arbitri che vengono a arbitrare. Li saluto per una questione di rispetto. Pero secondo te, ¿te hai perso por el árbitro? Sé sincero. Guardati bene negli occhi, guardati allo specchio. ¿Te hai perso por el árbitro? All'ultimo secondo, insomma, fa un po' arrabbiare. È diverso. Hai visto che io penso diverso a te? Perché quella palla prima devi mandarla via. Allora non arrivava a quel punto lì. Un concorso di cose. Hai visto? Lo che passa è che te stai pensando, mandi un messaggio sul tuo giornale di che sono gli arbitri. No, guardiamoci noi. E poi andiamo sull'arbitro. E questo è il mio pensiero. E l'arbitro non mi interessa. Non so ni chi è l'arbitro. Qua il messaggio che noi dobbiamo mandare alla gente non sono gli arbitri. Però non è che lo dico perché la gente venga e dopo, perché i giocatori stanno dando tanto. Però dobbiamo, sono dei periodi, delle andate, dei momenti che noi... Ogni cosa la stai pagando cara, allora bisogna correggere quello, perché i giocatori, i tifosi, oggi come tifoso te che le puoi dire a un giocatore? Niente, già sta, stiamo dando tutto. Una cosa che non si può intervenire, quella dell'errore dell'arbitro, mentre altre cose lei... Ah, non lo so io. No, non si può intervenire, lei non può intervenire su un errore dell'arbitro, ma sul comportamento di un giocatore nel... Ah, su quello bisogna lavorarlo. Quello sì invece. Claro, quello sì. Bisogna, lo lavoriamo, questo sì, questo sì. Io sono felicissimo su tutto, però sempre bisogna dare in tutti i momenti un passo in più. Però l'errore c'è stato, mister. Se di chi? Dell'arbitro. Se non, non lo so, l'errore è stato tuo. Probabilmente lei non avrebbe neanche valutato o rivisto quell'azione dove bisognava recuperare prima la palla. Insomma. Non lo so. Che poi l'errore più evidente è stato dell'arbitro, non tanto del suo calciatore, penso, alla fine, no? Cioè l'errore più evidente è stato quello. Io parlo dell'episodio finale, non parlo ovviamente del resto. Però io... Che vuoi che ti dica? Mettendo da parte questo... Che vuoi che ti dica? No, no, io... Non la penso come te, perché sai perché? No, perché non cerco alibi. No, no, ma io capisco dalla visuale dell'allenatore... No, non è la visuale dell'allenatore, la visuale di vita, perché questo va oltre il calcio. Io non è che vivo, sono così perché è il calcio, no, è nella vita, non bisogna cercare alibi. Questo è giusto, le fa onore. No, non mi fa onore, sono così, a parte non è un onore, è come bisogna essere. Bisogna, io sono felicissimo, però bisogna... Bisogna continuare a migliorare. Sai lo che vedo? Che nessuno ha parlato, parliamo degli arbitri e nessuno, e questo è lo che mi dà fastidio sinceramente, se parla degli arbitri nessuno ha parlato di Fusco. Si è fatto una grandissima partita. Perché invece di parlare degli arbitri non parliamo delle attuazioni di un bambino? A 3 anni più di mio figlio. E quella domanda non se la ricorda nessuno. E quello è lo che mi dà fastidio a me. Passiamo in positivo, sempre positivi. Tutto si trasmette, l'energia. Se lo aspettava una partita del genere, ha salvato 3 volte il risultato. Sinceramente, mi ha sorpreso il fatto di che può essere l'età, però mi ha sorpreso il coraggio. Prima della partita nello spogliatoio, quando lo guardavo, perché me nascondevo per guardarlo, per osservarlo, e lo guardavo che lui era... Il suo sguardo era sicuro, ma sorpreso. A me mi piace quello, confrontarmi contro i migliori, il che non manca nessuno. Così loro, quando noi vinciamo, non hanno nessuna scusa. Quello è il mio pensiero. Allora, io vedo la partita col Padova, vedo col Vicenza, no. Però vedo Reggio, ho visto Piacenza qua, e tutti parlano, e parlano, e parlano. Io le dico ai giocatori nostri, e noi? E noi? Sempre profilo basso, però noi che abbiamo giocato contro di loro e non abbiamo meritato di perdere,
y con qualcuno abbiamo vinto, perché non bisogna dimenticare la partita con la Triestina qua. Te ricordi che te mi hai fatto una domanda che la Triestina era favorita? Sì. E noi? Quello è lo che le dico ai giocatori. E noi? Di qua, anfori, profilo basso, umile. Però dentro di me, io sono importante. Pare che il destino ci abbia messo anche una mano negativa, sono di noi che proprio nel momento importante... Me lo stai trasmettendo, per quello te lo sto dicendo, non positivo. Non c'è nessuna mano, il lavoro paga, me l'avete insegnato voi, il lavoro paga. E quello è lo che dico, tutto si trasmette. E te mi stai trasmettendo dopo l'anno, c'è una intervista dopo l'anno, con lui non la faccio. No, nah, per caso.